società ceca CSG acquista la maggioranza delle quote della Fiocchi Munizioni, storica azienda lecchese. Ci sono garanzie di continuità, rassicurano i sindacati. Voci in coro a Lecco nella giornata contro la violenza sulle donne. Dagli studenti del Parini all'installazione di una panchina rossa, la questura lancia una campagna di sensibilizzazione. È di Cassago Brianza il giovanissimo youtuber dei motori Ivan Giussani. A 18 anni trasforma una passione in un lavoro. Oggi a 22 ha 313.000 iscritti al suo canale e migliaia di visualizzazioni. Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. Lo abbiamo visto nel sommario, la Fiocchi Munizioni è stata venduta, la maggioranza dell'azienda a un gruppo ceco, il gruppo CSG, è stata acquistata dalla famiglia Fiocchi e in parte anche dal fondo Charm. I sindacati rassicurano, ci sono garanzie sul futuro. La Fiocchi Munizioni cambia proprietà, ma i vertici insieme ai sindacati rassicurano sulla continuità aziendale e occupazionale. Il 70% delle quote della storica azienda lecchese fondata nel 1876 è stato ceduto dalla famiglia Fiocchi e dal fondo Charm alla ceca CSG, gruppo attivo in tutto il mondo in diversi settori, fra i quali appunto la difesa. Gli attuali azionisti rimarranno con una quota di minoranza, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita previsto per Fiocchi Munizioni nei prossimi anni. Per l'azienda lecchese questo passaggio segna il prosieguo di un percorso che l'ha portata a diventare una società proiettata nel mercato globale. Fiocchi Munizioni oggi conta 1.300 dipendenti in tre continenti, con un fatturato che secondo le previsioni dovrebbe chiudere a fine anno a 380 milioni di euro. La prima tappa di questo percorso è stata nel 2017, quando i Fiocchi avevano ceduto le quote di maggioranza al fondo Charm, controllato dalla famiglia Montezemolo. Ad aprile è stata portata a termine l'acquisizione di un'azienda inglese specializzata nella produzione e vendita di cartucce per la caccia e il tiro al segno. Ora la firma col gruppo ceco. Consideriamo l'impegno della famiglia Fiocchi nella gestione e nello sviluppo dell'azienda un asset fondamentale. Vogliamo continuare a far crescere l'azienda in completa sinergia, dichiara in una nota al gruppo CSG. Parole sottoscritte anche da Stefano Fiocchi, presidente del nuovo consiglio di amministrazione e rappresentante della famiglia. Diamo il benvenuto oggi, dichiara, un nuovo partner strategico che guiderà Fiocchi Munizioni verso nuovi traguardi. A rassicurare inoltre i dipendenti della sede lecchese, in particolare anche gli stessi sindacati che proprio oggi hanno incontrato i vertici del gruppo. Abbiamo chiesto e ricevuto rassicurazioni, dichiarano in una nota congiunta CGL e CISL UIL. In merito all'aspetto industriale, occupazionale e alle relazioni sindacali, elementi essenziali per affrontare il futuro. Raccogliamo come elemento di continuità la nomina di Stefano Fiocchi a presidente del Consiglio di amministrazione. E in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, sono tante le iniziative che sono nate in città. Le socie e i soci della cooperativa di inserimento lavorativo Due Mani hanno costruito la loro panchina rossa per dare un segno tangibile di denuncia verso ogni forma di violenza sulle donne. L'hanno posizionata proprio davanti alla loro sede. Vorremmo che questa panchina diventasse il luogo di riflessione per coloro che vorranno venire a trovarci, spiegano le lavoratrici e i lavoratori. Una panchina rossa collocata in un luogo che da 40 anni si occupa delle fragilità umane. Vorremmo venisse considerato un omaggio alle fatiche che le donne della Due Mani affrontano non solo sul lavoro, ma anche nella vita quotidiana. In piazza Garibaldi gli agenti della questura di Lecco, specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, sono impegnati a distribuire la brochure dal titolo Questo non è amore, per sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi e a denunciare alle forze dell'ordine delle situazioni di disagio. E contro la violenza sulle donne anche gli studenti del Parini, che hanno organizzato un'assemblea d'istituto proprio sul tema, in scena anche l'attrice Lucilla Giagnoni. Sei tu che protetto dal buio della notte entri adesso nel mio chiuso pensiero. Con un nome, non so dirti chi sono. Odio il mio nome che ti è nemico. Io straccerei il foglio dove fosse scritto. Gli studenti del Parini di Lecco tenevano a tal punto a questa iniziativa da autotassarsi. La prima assemblea di istituto post-Covid dei ragazzi del triennio è stata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne.
All'auditorium della Camera di Commercio, l'attrice e autrice Lucilla Giagnoni ha portato in scena Shakespeare. Lo spettacolo di oggi vuole essere uno spettacolo un po' diverso dal solito. Abbiamo deciso di fare uno spettacolo per il rispetto, più che contro la violenza, perché pensiamo che questo debba essere il punto di partenza per poi non commettere, non ammettere e non giustificare nessun tipo di sopruso. Quindi abbiamo chiesto ad un'attrice nota ai ragazzi e anche a noi, Lucilla Giagnoni, di raccontarci l'eterno problema del rapporto tra maschile e femminile a partire dai personaggi di Shakespeare, perché pensiamo che il passato non sia qualcosa che non abbia più niente da insegnarci, ma pensiamo di dover attingere all'esperienza del passato per poter continuare ad educare i nostri ragazzi. Per fortuna abbiamo avuto anche degli sponsor, il più grande è stato Confindustria, che ringraziamo, ma i ragazzi hanno deciso di dedicare questa giornata all'assemblea d'istituto, la prima nell'era post-Covid, e di autotassarsi per poter partecipare a questo allestimento teatrale, proprio perché hanno creduto che fosse un modo, e si sono fidati, che fosse un modo per crescere, per arricchirsi, soprattutto dopo tanto silenzio. Non c'era la possibilità per le donne di recitare sul palcoscenico e quindi erano attori maschi che recitavano le parti femminili, quindi capite voi che situazione c'era all'epoca nel teatro europeo. La violenza sulle donne finisce nel momento in cui l'essere umano capisce che il mondo non è un suo possesso, la natura, l'anima, gli animali, i vegetali non sono un dominio. La donna è forse per l'uomo è il primo alterità da dominare. E bentornati in studio, cambiamo argomento, parliamo del nuovo Lungolago. L'iter procede nonostante i problemi che ci sono stati con la ridefinizione del progetto, l'amministrazione comunale assicura che i lavori saranno affidati entro luglio 2023. I lavori del nuovo Lungolago saranno affidati entro la fine di luglio del prossimo anno, ad assicurarlo l'amministrazione comunale di Lecco, nonostante l'allungamento dei tempi dovuto alla ridefinizione del progetto. A fare il punto della situazione, rispondendo alle sollecitazioni delle minoranze durante l'ultima commissione lavori pubblici, l'assessore Maria Sacchi. Sono emerse delle lacune a seguito delle quali si è in fase di ridefinizione di quello che è il progetto del contratto con lo studio Viganò, anche perché quando il sindaco ha sottoscritto l'impegno di accettazione dei 6.700.000 euro relativi alla riqualificazione del Lungolago, ha preso anche degli impegni e per cui, come vi ho detto prima, proprio nell'ambito del finanziamento del PNRR siamo in questa fase. Non è vero che non si è fatto niente, perché comunque si è lavorato e rispetteremo, questo lo voglio dire, rispetteremo comunque il termine di affidamento dei lavori entro il fine luglio 2023, che è quello che viene richiesto anche dal PNRR, per cui io devo dire che anche l'ingegnere Angelo Addesa è entrato in organico da noi alla fine di agosto, siamo agli inizi di novembre e devo dire che si è lavorato molto alacremente per essere oggi a questo punto molto importante, affinché poi si possa procedere in maniera molto più spedita. Quanto alla mancata assegnazione del finanziamento di oltre 400.000 euro per le spese di progettazione del nuovo Lungolago, il Comune procederà con il ricorso. Il Ministero dell'Interno lo scorso venerdì ci ha comunicato che a lui risulta non apposta sulla documentazione inviata la firma del responsabile tecnico dei servizi finanziari, dottor Sfoto. Tutte le firme a noi risultano apposte e il segretario generale ha dato l'ok a procedere con il ricorso legale in merito a questo. Vaccinazioni anti-influenzali aperte a tutti, senza limiti di età, senza prenotazioni e gratuite, domani all'ospedale Manzoni di Lecco, dalle 8 alle 20 al piano -1. E cambiamo argomento.
partono domani due furgoni pieni di carichi di aiuti umanitari, partono da Ballabio e andranno fino in Calabria. L'associazione Mani di Pace ha fatto da catalizzatore tra tante altre associazioni e aziende del territorio per raccogliere questi aiuti e inviarli ai braccianti e alle loro famiglie che vivono in condizioni di povertà. Ballabio è il cuore, il centro di una filiera solidale. Sta partendo un'iniziativa molto importante, proprio da qui che attraverserà quasi tutto lo stivale. Di che cosa si tratta? Sabato partiremo con due furgoni carichi di aiuti umanitari. Andremo in Calabria con un carico umanitario che verrà donato alle famiglie calabresi e ai migranti di cui l'associazione Il Cenacolo di Maropati si occupa. In che condizioni vivono queste persone? Noi abbiamo fatto un precedente viaggio 2 anni fa e ci siamo accorti che i migranti vivono in una situazione abitativa e un disagio sociale molto difficile. Quindi vengono sfruttati nei campi, guadagnano pochissimi euro al giorno, mentre le famiglie sono circa 1.500 con un ISEE al di sotto della soglia della povertà. Dicevamo prima che è una filiera solidale perché coinvolge tutta una serie di associazioni. Allora, la nostra associazione da sempre cerca di costruire una rete solidale fra associazioni, quindi siamo partiti dalle biciclette che vengono donate da DF Sport Specialist, che è una ditta che ci ha sempre donato beni preziosissimi che abbiamo mandato in tutto il mondo. Le biciclette provengono da una rottamazione, quindi necessitavano di essere messe in condizioni, insomma, di essere utilizzate. Quindi le biciclette sono andate a Lissone, alla cooperativa La Bottega, dove sono state sistemate, qui è la cosa bellissima, da ragazzi fragili che stanno acquisendo delle competenze, quindi una sorta di ciclofficina. Mentre per quanto riguarda i giocattoli e anche il furgone, ci è stato donato dall'Associazione Gli Amici di Pedro di Lecco e DF poi ci ha anche donato 50 paia di scarpe che andranno distribuite ai migranti. Il roccolo di Costa Perla, non tutti lo conoscono, è una delle meraviglie del Monte Barro. Sulla sua storia è stato scritto un libro, prima era dedicata alla caccia, poi ai volatili. Sentiamo. Presentata a Villa Bertarelli di Galbiate, l'ultima pubblicazione del Parco Montebarro, questa volta dedicata alla scoperta di Costa Perla, un tempo roccolo per la caccia degli uccelli e oggi stazione ornitologica. E la pubblicazione ripercorre appunto la storia di questo luogo bellissimo, visitato da scolaresche, perché tutti i mesi di ottobre è possibile vedere il lavoro degli ornitologi, che è molto interessante. E oltre a questo ci sono tutti i dati relativi alle catture fatte in tutti questi anni, quasi 40.000 catture, uccellini di 12-13 grammi che abbiamo ritrovato addirittura in Sudafrica, per dire questo mondo affascinante che è quello delle migrazioni degli uccelli. E in particolare Giampiero Calvi, che è l'ornitologo che in questi ultimi anni cura la stazione ornitologica, ha scritto tutta la parte scientifica, diciamo, relativa proprio a questo fenomeno della migrazione. Durante il mese di ottobre il roccolo è attivo, nel senso che viene svolta l'attività di inanellamento, si catturano gli uccelli migratori con le reti e si studia la migrazione, proprio che raggiunge il suo picco proprio nel mese di ottobre. È emerso che il Parco del Monte Barro è un'area di sosta, quindi un'area dove le specie migratrici si fermano per recuperare le energie necessarie a proseguire la migrazione. Tanto la specie dominante è il pettirosso, non è una specie particolare, ma sicuramente è una specie, insomma, che piace a molti, conosciuta soprattutto dai bambini. E recentemente è apparsa questa nuova presenza, che è il picchio nero, che è il picchio più grande d'Europa, che è una specie di recente comparsa, insomma, molto piacevole nel Parco del Monte Barro. Possiamo dire una nuova strenna natalizia per il Parco Monte Barro? Sì, infatti abbiamo proprio scelto di farlo uscire in questo periodo, anche per dare la possibilità a chi fosse interessato di utilizzare questa bellissima pubblicazione come un regalo di Natale. Com'è possibile reperirlo?
beh, molto semplice, o presso il Museo Etnografico dell'Alta Brianza, il Bookshop, oppure qui in ufficio, che è aperto tutte le mattine tranne il giovedì, negli orari, diciamo, canonici, dalle 9 alle 12. Una passione per i video e per i motori trasmessa dalla mamma e dal papà. Ivan Giussani fin da piccolo aveva le idee chiare. Oggi a soli 22 anni è uno youtuber di successo con 313.000 iscritti al suo canale e migliaia di visualizzazioni. Ritrovarsi al terzo anno di superiore e capire di non aver scelto la scuola giusta può sembrare un fallimento, ma non per Ivan Giussani. Questo giovane di Cassago Brianza approfitta di 6 mesi liberi per rimboccarsi le maniche e mettere a frutto le sue passioni per i motori e per i video. 5 anni più tardi è uno youtuber di successo con 313.000 iscritti e migliaia di visualizzazioni. Tutto è nato per gioco, spiega ai nostri microfoni. Avevo circa 10 anni quando ho iniziato a divertirmi a fare video sulla tecnologia, non mi facevo mai vedere in viso e non sapevo ancora montare. Da linea fatta, di strada, a 14 anni acquista la sua prima moto, un cinquantino HMCRE, si mette la GoPro sul casco e pubblica in rete le sue avventure. Il boom arriva pochi anni più tardi, quando nel passaggio da informatica a meccanica ha tempo di dedicarsi ai suoi video. Il pubblico di YouTube inizia a crescere, intanto Ivan compra una nuova HMCRE e decide di sistemarla da sé. Ecco, è nato tutto un po' per caso, spiega, decido di pubblicare i video in cui mostro come sto restaurando la mia moto. All'improvviso le visualizzazioni aumentano nettamente da 5.000 a 50.000 nel giro di 3 giorni. Non è molto, ma per me allora è stato un risultato incredibile. Non sono un meccanico, racconta, ho imparato sbagliando, non avendo paura di sporcarmi le mani, letteralmente, guardando video, seguendo le dritte di un amico. Oggi Giussani, 22 anni, vive grazie agli sponsor che credono nel suo canale YouTube. E se un domani il successo dovesse finire? Non importa, risponde, saprò reinventarmi. Ecco, questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi. Prima di salutarci vi ricordo che potete seguire i nostri servizi anche durante il giorno sui nostri social. E il telegiornale torna domani alle 19:20. Vi auguro una buona serata e un buon weekend.